appuntamento con Aspettando il TG e stasera con le frittelle di mela, perché ovviamente a carnevale non si fa altro che friggere. È un piacere onorare il carnevale seguendo un po' tutte quelle che sono le tradizioni classiche anche toscane, che vanno dal realizzare cenci, le castagnole, le frittelle, la schiacciata alla fiorentina come stasera, anche ammazzare la gallina se uno avesse un pollaio, per poter augurare alle altre galline di essere vive e vegete fino al prossimo brodo. Insomma, ci sono tante belle tradizioni qui in Toscana e Aspettando il TG stasera dedica proprio alla ricetta della schiacciata alla fiorentina e alla ricetta della pappardella tagliatella con la gallina vecchia, beh, la sua puntata. Alessio Cellini, vieni qua. Eccomi. Che io devo seguire le frittelle, non mi posso smuovere. No, sta attenta, vieni. Che là diventano nere. Infatti non vorrei diventassero nere. Allora, il ristorante che lei rappresenta è il ristorante Fiorentino, sì, a Sansepolcro. Lei è la nostra mammina che qualche mese fa venne con questo gran pancione a la fare... La prima volta ero enorme. La prima volta, grande. Ora invece tutto di corsa. Sì, per fortuna, lo smaltisce. Ristorante bambine, babbo, sempre di corsa siamo. Insomma, quindi una donna di oggi fa un po' tutto. Sì, bisogna essere, anche qua da me. Bisogna essere multitasking, aspetta, no? Come multitasking, si dice oggi. Sì, aspetta. Occhio che si brucia tutto. Le tolgo. E dicevamo, fra l'altro, che il ristorante che lei rappresenta, Fiorentino, a Sansepolcro, è stato scelto per ricevere il premio Buona Cucina dal Touring Club. Vero? Sì, sono i ristoranti che hanno la qualità a un prezzo ragionevole, quindi diciamo che in un periodo di crisi come questo, per noi, sì, perché è crisi profonda, non è Mamma uno scherzo. Mia, eh? Altro che crisi. Fra l'altro, secondo un'indagine effettuata dalla Coldiretti, gli italiani vanno meno al ristorante, ma cucinano tanto a casa. Io sono proprio contenta, sentite. Ma senti, dal punto di vista dei ristoratori, insomma... Lo so. Speriamo di sopravvivere a questo momento, perché sennò, dai. Però il riscoprire le ricette, le tradizioni, anche l'amore per cucinare, ma proprio non solo per mangiare, ma anche per fare una cosa buona, a me fa sempre piacere. Questo sicuramente. Che mi fai stasera? Qualità. Senti, ho pensato di farti le stelle filanti, che sono delle tagliatelle multicolor, perché ho fatto la pasta con le spinaci ed è venuta verde, ho fatto la pasta tradizionale con le uova da pasta gialla e poi ho fatto la pasta con il concentrato di pomodoro e è venuta questo bel arancio. Però il sugo è molto tradizionale, perché dalle nostre parti c'è proprio la leggenda che il giorno del martedì grasso si fa fuori la gallina vecchia. Sono cose che si rifanno un po' a questi miti antichi del carnevale, eccetera. E beh, era uccidere, un momento di grande gioia, esatto. No? Esorcizzavano anche l'inverno che stava finendo. C'è tutta la saga di Rialtù, i miti di Beltane, i giochi di Beltane, queste cose qua. Era proprio come le cose tipo bruciare la vecchia, queste cose qua. Bruciavano, no? Il fantoccio, esatto, addirittura. Insomma, esatto. Molti sono stati leggermente cambiati, esatto, ma c'è questo, sono ancora. Questa abitudine di dire la gallina di carnevale, se non la mangi il pollaio va male. E quindi è uccidere la gallina vecchia, più vecchia, è proprio buon auspicio buon per l'anno entrante. Per le galline che crescano, anche perché dovete sapere che chi ha un pollaio ha diversi problemi, perché ci sono le volpi, è vero, le faine e le sono un sacco di cose, quindi preservare il pollaio. Fra l'altro anche in Abruzzo c'è questa stessa usanza, che prevede però nell'ultimo giorno di carnevale, aspetta un attimo, di ammazzare la gallina e di mangiarla per 7 volte, e quindi si augurava al pollaio lunga continuità. Certo, allora qui abbiamo quindi le tagliatelle, ho chiamato erroneamente pappardelle filanti. Sì, io le stelle filanti, perché per dargli un tono, anche se è una ricetta molto tradizionale, per dare un mini tono di, insomma, di variazione, allegria. Esatto, sì, poi è il periodo giusto, quindi per fare le stelle filanti. Ma e allora... poi insomma con le piccine, dopo mi dirai se l'hai vestita in maschera. E poi dovete sapere che io ho preso il posto di Giovanni D'Avernio. Eccolo qua, Giovanni il Mojo, perché gli ho cotto le sue frittelle. Buonasera. Buonasera Giovanni. Ciao bella. Ciao Giovanni. Complimenti, allora io stasera passo da te, perché quella gallina mi ha entusiasmato. Sì, una bella gallina, sì, però, no, una bella gallina, due tortellini, insomma...
Preferisco venire di qua a tu mangiare. Tu vieni di qui, ma tortellini. Ma tu fai la schiacciata con l'uva. Si fa anche tortellini. Ma che schiacciata con l'uva? Che si fa? Torna indietro. Lui fa la schiacciata alla Fiorentina. Fiorentina. È vero. Vero che mi fai, certo, la schiacciata alla Fiorentina. La vera per ricetta. Te, la vera ricetta. Anzi, guarda, stamattina andando al supermercato, una signora, come tante signore, dice: che fai? Mi stasera alla televisione? Io fa la schiacciata Fiorentina. Madonna buona, ma mamma mi sgonfia. Stasera guarda quello che fa. Vi darò proprio i grammi, tutto, le ove, tutti, il numero preciso, segnate. Ora, quest'ora a Prato ci sono gente che guardano. Una gigantesca schiacciata alla Fiorentina. Alla Fiorentina. Fra l'altro quest'anno ci sono tante, come si può dire, non mostre, ma sagre dedicate proprio alla schiacciata alla Fiorentina. E non solo, anche tante competizioni che cercano di valorizzare e di trovare quella che sarà la schiacciata giusta. Allora, senti Alessia, iniziamo subito con te e vedi di dirmi, sì, gli ingredienti, perché io vedo tanto. Sì, ma tanto, soprattutto gli ingredienti sono semplicissimi per fare un sugo tradizionale, quindi olio extravergine, sedano, carote, cipolla, mi sono già preparata il trito così. Tanto quello insomma, no, una fatta cosa a di mano, base. Vero? Ma, se ti dico come l'ho fatto è meglio che non te lo dico. No. No, va bene. Non me lo dire, ma non lo so. L'ho tagliato i julienne. Perché si sfanno di più, a mano rimangono un pochino più grossi, e invece così viene tipo una poltiglia e si scioglie bene nella preparazione del sugo. Però vedete, poi, è una julienne, ma non quel polvere ormai no. Che noi facciamo con i mixer, perché il soffritto troppo polverizzato, ma, esatto, butta fuori l'acqua e quindi alla fine e invece non è va solo bene. Tagliato julienne, ma a mano, non con il mixer. E poi c'ho un pezzettino di gallina, l'ho già disossata un po', sì, in realtà serve per farla più veloce la cottura qua, perché poi il metodo tradizionale del ragù, sai che ci vogliono ore e ore di bollitura e noi non ci abbiamo un'oretta qua per stare insieme, quindi faremo una cosa più rapida. Queste galline hanno bisogno veramente, sono tanto dure, hanno bisogno proprio di... io, mia zia, di tanto tempo che di cottura. C'ha la casa colonica e a casa mi porta la gallina, il pollo, le uova per le bambine, eccetera, mi dice: con la gallina farci il brodo, gallina vecchia fa buon brodo. Sì, però io l'ultima volta l'ho fatta al forno con le patate e non era dura per niente. Invece ai miei tempi si faceva la galantina con la gallina. Sì, la galantina anche da noi la facciamo. Perché resiste, nel periodo non si rompe, di Natale, no? La facciamo. Insomma, facciamo questa proprio... gallina è tanto buona, va bene Giovanni? Buonissima. Quante galline hai tu? Io non poi, però ora in primavera comincio a mettere di più, pollo e galline. Pollo e galline, sì. Mi fa piacere. Senti, della gallina si usa tutto. Sì, io ho preso dei pezzettini qua, ho disossato e chiaramente si fa prima a cuocerlo perché non ci sono le ossa, eccetera. In realtà l'osso ha un suo perché dà sapore alla preparazione, comunque trasmette certo. al sugo la preparazione, il sapore. E niente. La prima cosa da fare è mettere l'olio, che penso che sia caldo. Ci mettiamo il nostro, ecco qua, la nostra julienne di odori. Comunque ci sono tutti i riti, per esempio legati al carnevale, anche uno di cui parlerai nella trasmissione di domani, cioè quello del cicicocco. Sì, è una cosa tradizionale della nostra zona. Che sono comunque ancora molto seguiti, eh? Sì, sono seguiti, non si fa più la questua come si faceva una volta. Adesso il cicicocco l'ha soppiantato la festa di Halloween, ci siamo importati. No, ma a me non ci piace Halloween. Ci siamo importati una festa che non era la nostra, praticamente. Allora, ricordiamo un attimo che cos'è il cicicocco. Sì. Almeno a Stanze Pulco è un'usanza che valorizza sia il maiale, il giorno, uovo, esatto, no? Il giorno del giovedì grasso è il giorno del cicicocco. Allora i bambini andavano nelle case a chiedere: cicicocco, cicicocco, se non mi dai niente sei un pitocco, che vuol dire se non mi dai niente sei un avaro, è tipo dolcetto scherzetto. E quindi per che cosa rimediavano? Rimediavano quello, chiaramente non le caramelle odierne, ma rimediavano quello che nelle case di contadini allora c'era, e era la carne della spezzatura del maiale, mentre il cocco è l'uovo. Ah, quindi il cocco, cicicocco. È l'uovo. Cicicocco. Poi, praticamente il periodo di carnevale si chiama carnevale perché è carnem levare.
Quindi fino al martedì grasso, il giorno della, che in cui muore la gallina, si può mangiare di tutto. Dal giorno dopo, il mercoledì delle ceneri, non si può più mangiare né carne né uova. Ma poi la, tutta e la tradizione molto pasquale seguito, eh? Sì, tutte le tradizioni pasquali delle uova benedette eccetera derivano dal fatto che chi aveva le uova le metteva da parte perché non si poteva mangiare, quindi le regalava amici, parenti benedette nel giorno di Pasqua. È vero, non solo, si faceva anche incetta poi per preparare proprio per Pasqua dolci, pasticci sempre con l'uovo, quindi soprattutto sì, sì, nel sì, centro-sud, ma anche al nord, a Bologna le lasagne, sì, 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 insomma tutta una festa per il ritorno di certi cibi. Sì, mentre è invece, la rinascita, no? La primavera, in questo la vita periodo, che ricomincia. In questo periodo però abbiamo tanto tanto strutto ed ecco perché i nostri dolci più tradizionali, che poi sono in tutta Italia, sì, anche se hanno, sì, un nome diverso. Galani, zippole, che sono zeppole. Galani? I galani li fanno a Verona. E sono, come sono fatti? Giovanni, sono una specie dei nostri cenci. Sono fatti sono a forma cenci di losanga invece che fatti a striscine o arrotolati come i fiocchi, queste cose qua, però poi vengono spolverati con lo zucchero a velo invece che magari noi ci mettiamo più un miele al kermes, l'elisir di lunga vita, dei... Da piccola li ricordo provo con a fare la marmellata. La pasta caramellata. Sì. Allora, te fai la pasta sfoglia così, no? Sì. La fai fine fine. Sì. E poi ci metti lo zucchero, sì, fai un rotolino, sì, e lo tagli a rondelle e lo friggi. Mm-hmm. Questo zucchero viene fuori, si caramella. Viene una cosa deliziosa. Ma questa è un cencio di Vernio? No, no, è una cosa che viene fatta in tanti posti. Che viene carnevale fatto in Val d'Aosta. No, in tutto l'anno, no, no, no. No, ah, no, no, ma no, noi stavamo parlando. Guarda, ora è una cosa veramente buona. Carnevale. Allora, il, quello da che voi diciamo, quali ci sono? I dolci d'ora si sa quali sono, no? Dalle castagnole, a cenci, alle ciambelline, a bomboloni, le insomma, frittelle, tutte queste cose. Ecco. E anche la stracciata fiorentina. Però non soltanto la stracciata fiorentina si adopera soltanto in questo periodo, no, si adopera tutto l'anno perché è una torta che è buona, semplice, farcita, capito? E si può fare anche dei piccoli biscotti con la frutta anche sopra. Ma senti, scusami Giovanni, friabile. Ma noi si vuole la schiacciata alla fiorentina nel tempo della fiorentina, se no è bello anche attendere certi dolci, no? Sì, anche per perché questo sono preziosi proprio perché li fai solo in quel periodo dell'anno. Esattamente, perché per esempio che anche tutto questo strutto fa sì che friggere fosse una consuetudine non onerosa e non costosa, perché esattamente tanto, sì, l'olio extravergine, no? Noi ce lo sogniamo, ce lo sognavamo. Adesso siamo abituati al tutto, prima bisognava risparmiare e abituarsi a quello che c'era, insomma. Senti, io mi sto intromettendo, sì, nella tua ricetta. Va bene, io che vogliamo ricordare a bollire. Che cos'è? Sto preparando un sugo di gallina. Con, quindi sedano, carota, cipolla, olio extravergine, gallina, l'ho sfumata con il vino bianco e ora aspettiamo che si cuocia perché la ci cottura vuole del molto, sì, eh? Infatti faremo molto rapidamente. Io sinceramente un pochino pronto me lo sono già portato. Eh beh, certo, però perché noi un ragù, seguiamolo fino a che possiamo, certo, lo facciamo. Ma sai, il ragù è una preparazione, adesso siamo abituati alle cotture rapide. Una volta, anche per via della conservazione dei cibi, le cotture lunghe erano importanti perché abbattevano la carica batterica. Sì, però va anche detto questo, che molte volte quando oggi si parla di un ragù tre ore, no, non è più attuale. Bisogna anche dire che abbiamo dei mezzi diversi, per sì, cui una cucina a induzione come questa, delle padelle di ottima qualità, fanno sì che i tempi di cottura comunque siano ridimensionino e siano ristretti. Sì. Quindi continuate comunque a cuocere, ma non è soltanto perché oggi non va più il sugo lungo, è perché facciamo prima, anche per questi mezzi tecnologici. Sì, è vero che nessuno delle mie nonne sarebbe mai sognata di servire una carne al sangue. Ah, queste vabbè, le, certi tipi di, certo, cotture, le cotture che però lunghe non sono quelle dei nostri delle ragù, esatto, dei sughi, di quelle che fanno bla 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 da compagnia. Non avevamo un tempo, c'erano le cucine molto più semplici. E comunque il ragù è uno dei simboli della domenica italiana. Assolutamente, insieme nel al mondo, pollo. Nel mondo. Esatto. Senti, invece, torniamo un attimo. Noi abbiamo preso questa gallina, sì, che ricordiamo essere benaugurante, mangiare, uccidendola appunto, la più vecchia
festa del pollaio proprio in questo periodo benaugurante per tutte le altre galline, polli, anatre, insomma, per la ricchezza del pollaio prendete la gallina vecchia e fatela in pentola, basta. Esatto, mangiatela. Con le parti più semplici, quindi meno pregiate, che vanno dalle gambe, e non dimenticatevi anche l'interiore, l'interiore, io non le ho messe qua, però certe buonissimi, che sono. Arriva, quindi si trovano tutte le piccole uova ancora ovviamente senza guscio, quelle sono preziose in un buon brodo, il fegatino, il collo, le ali, tutto questo vi creerà un bel brodo, sì. Mentre invece la parte più nobile finirà come adesso in un bel soffritto tagliato filangé, perché deve rimanere un pochino consistente ma cuocersi bene, con un pochino di olio e messa a pezzetti e disossata, cotta qui nell'acqua, però, perché ho visto che hai aggiunto dell'acqua. Ho messo un bel po' di vino bianco. Ah, era per vino il momento bianco, c'è un bel po' di vino bianco. Io ho messo solo l'acqua a cuocere, a bollire, perché poi ci cuociamo le tagliatelle. Ecco. Questo era il mio vino intento. Bianco. Ecco. Esatto. Qua. Chiaramente andando avanti con la cottura si può aggiungere un po' di acqua proprio per portare a fine la cottura, ora ne è rimasto un bel po' di vino, però per portare avanti le cotture chiaramente ci vuole anche un pochino di acqua, si può aggiungere. Certo. Allora abbiamo detto che è una cottura lunga, quindi la tiriamo su con il vino e con magari qualche gocciolino di acqua. Esatto, esatto, a seconda di quello che richiede, perché poi anche la carne rilascia i liquidi, quindi dipende dai pezzi che utilizziamo. Senti, io intanto stendo, scusami, lo mettiamo più avanti. È un sugo in bianco o è un sugo che poi, visto che è un tanto sugo in rosso? Ora aspetta ancora un momento perché la carne poi va sfilacciata e quindi la tiro fuori da qua e la taglio al coltello e la rimetto dentro. E poi li metto un pochino di pelati e un pochino di concentrato di pomodoro. Perché a me piace tanto nei sughi. Anche a me, perché poi se metti solo i pelati può risultare un po' acquiglioso. Sì, invece il concentrato sono un pochino tende concentrato ad addensare. Bello, da colore, da vigore, Sì. Senti, allora, invece intanto, tornando un attimo alla nostra pasta, io ti ho avvicinato più qua per far se vedere. Se vuoi questa la metto però in un bel piattino, aspetta che lo prendo. Ce l'hai? Lo prendo a Giovanni, guarda, così rimaniamo così facciamo in tinta. Esatto. Giovanni, ti ho preso verde, un verde, giallo. Vedi, ho fatto una pallina più piccola perché questo mattarello non è come il mio di casa che è da superstare il mio mattarello così. Lo so. Con una spianatoia enorme. Lei ha un mattarello qua di cui avete paura, sinceramente. Sì, sì, quando si nervosisce. Bambine, state attente, vi insegue. No, guarda, per l'amor del cielo, le bimbe no, guarda. Guarda. Quando saranno birbanti. Ti faccio vedere intanto, ora ci bruceremo, ma intanto cominciamo a tagliare, a sfilacciare. Se vuoi la forchetta, proprio, guarda, è lì. Ce l'ho già, sì, è vero. L'avevo lasciata. Quindi scusa, mi sfilacci perché? Perché è sempre stato fatto così, mi hanno insegnato a farlo così. Si sfilaccia proprio in maniera che rimane, sai quando, come la quando prepari la consistenza, sì, insomma, esatto, come quando fai l'insalata, l'insalata di pollo. Di pollo. Esattamente. Ecco, ma perché non lo tagliamo prima, sempre per questo motivo? Ma non lo so, mia nonna faceva così, mi ha insegnato così e io continuo a farlo così, proprio a sfilacciarlo e poi rimetterlo in cottura. Quindi stavo notando in realtà no, ora mi ricordo perché, cioè abbiamo sempre fatto così, ma io questa volta l'ho disossato, quindi loro lo mettevano con tutte le ossa intere e poi dovevano disossarlo e lo sfilacciavano per disossarlo. Quindi c'è una ragione. Il procedimento è, l'ho velocizzato per non avere le ossa dentro, insomma. Del resto un tempo mettevano subito tutto intero, i pezzettini interi, con certo, anche l'osso, perché l'osso comunque dà sapore, rilascia un pochino di midollo. Esatto. Insomma, si crea tutto un sughetto oltremodo delizioso. Quindi questo noi lo facciamo finire di cuocere dopo averlo sfilacciato. Anche se vorrei far notare che Alessia non ha rosolato troppo, no, non è rosolato, no, deve no rimanere la morbidezza, no? Sì, esatto. Quindi esatto, guardate bene perché è un passaggio importante. Anche il fondo del soffritto è un soffritto che ha preso il sapore dell'olio, ma non è soffritto vero e proprio. E così il nostro, la nostra gallina, sì, che vedete tutta a pezzettini, e dopo la pubblicità noi la rimetteremo in padella e continueremo con questa bella ricetta di carnevale che viene da Sansepolcro. Sì. Pubblicità.
ancora di nuovo. Devo stare attenta perché le frittelle che abbiamo fatto con la mela stanno Giovanni scomparendo. Ecco, guardando di leguossi. Mettile lì e stai qui anche tu. Allora, dedichiamo al carnevale questa puntata con Alessia Uccellini di Sansepolcro, ristorante fiorentino. E facciamo un piatto tipico di quelle zone, ma che è poi comune ai riti che in tutta Italia sono dedicati alla gallina vecchia, sì. Poveraccia, va bene, che non solo fa buon brodo, ma fa anche buon sugo. Sì, che sì, abbiamo sì, fatto Alessia? Abbiamo messo nella padella l'olio extravergine e poi un trito di sedano, carote e cipolle. E abbiamo messo dei pezzettini di gallina e li abbiamo cotti sfumandoli con il vino bianco, abbondante vino bianco, devo dire. Poi l'ho sfilacciata e ora l'andiamo a rimettere insieme al trito di sedano, carota e cipolla. Allora, ricordiamo che questa gallina è stata comunque privata dell'osso, quindi sì, abbiamo messo dei pezzettini privi di osso. Esattamente. Però vogliamo dare la possibilità ai nostri telespettatori che venerdì hanno vinto una cosa pazzesca, un sacco di cose, hanno sommato 3 giorni di quiz. Riniziamo stasera, vediamo se siete subito fortunati e andrete al ristorante fiorentino con un bel menù degustazione offerto dalla nostra Alessia. Se indovinerete titolo, interprete, anno di questa bellissima canzone. La regia è stata molto molto carina, hai visto? Un bel pezzettino lungo. Il numero lo vedete qui e insomma, Giovanni. Io lo so. No, te stai zitto, non so, dubito che tu lo possa sapere, però vabbè. Allora, adesso metto o i pelati o la passata di pomodoro, a seconda di come uno è abituato. E poi ci metto anche un pochino di concentrato, perché altrimenti il sugo viene un pochino troppo acquiglioso e io preferisco invece che il concentrato bello, gli dia robusto, un bel tono, esattamente. Senti, visto che parliamo di concentrato, io sbaglio sempre, perché certe volte metto, insomma, tanto concentrato. In realtà, ripensando a certi gesti fatti dai contadini in campagna mentre cucinavano, il concentrato veniva diluito. Eh sì. Era un problema di parsimonia oppure era troppo e quindi va diluito? Vabbè, se è concentrato va diluito, però bisogna vedere che funzione ha, cioè se lo devi diluire per allungare, sopperire il sugo, a questo, esatto. Cottura. Però noi qui abbiamo sia il liquido di questo che il concentrato che ci serve ad addensare invece. Insomma, se volete più sapore tenetevelo in quel modo, se volete invece che vi aiuti anche nella cottura un po' più lunga, diluiamolo. Esattamente. Va bene? Proprio così. Senti, eccoci, un'altra ora cosa, il sugo lo lasciamo chiedere. Andare, gli metto un pochino di concentrato, non tanto. E poi lo lasciamo andare. Perché le galline costano tanto poco fuori dai pollivendoli? Giovanni, dimmi un perché po'. Perché ci sono tanti allevamenti. Certamente se trovi dei polli e delle galline che te le governi tutto l'anno con di graniglio, di gran turco, di grano, e tutto viene a costare. Invece quelle purtroppo danno negli allevamenti le tutta roba di miscele che... No, il ora ti viene anche in poco tempo. No, ma ora non è solo questo, perché ci sono anche degli allevamenti a terra con lo riconosci, insomma, cose diverse. Però classe A, come la classe A, come l'economicità delle frigoriferi, sono in classe A. La classe A è la migliore e ci classe dice A, che l'uovo, esatto, è allevato a terra. Però io pensavo invece che fosse la gallina così a poco prezzo, perché pensate, fuori si trovano le galline a 2 euro. Ma sì, ma perché la gente non le usa? Perché non le usano, no, capisci? È come il pesce dimenticato, è la gallina dimenticata, Giovanni. Allora, oltre che non le usano, sai che succede la gallina? No, siccome da un periodo di tempo fa l'ova, quando vedono l'ova smettano, le rifanno nuove e via. Esatto. E le mettono nel mercato, capito?
Sì, ho invece capito perfettamente. Le galline che abbiamo noi negli orti si fanno, si sfruttano fino da ultimo. Senti, poi certamente si rinnovano. Sai che cosa ho scoperto? Che no. Ci sono delle galline che appena fatto l'uovo, specialmente negli allevamenti, se lo beccano e se lo mangiano. Anche il tipo non sì. Fa ricrescere la progenie in stato di incredibile, cattivi, sì. Poverine. Incredibile, dice che hanno il cervello piccolo e quindi non capiscono, capiscono. No, capiscono. Ora non voglio entrare in questo argomento perché poi il cuore ci prende e sì, però io penso e quindi non un'altra. Si può. Va bene? Allora, pensiamo alle nostre invece tagliatelle, quindi questo sugo abbiamo detto che deve cuocere abbastanza, è un sugo comunque molto delicato. Che noi abbiamo fatto in una versione con il pomodoro, ma che può essere fatto anche in bianco. In bianco. Certo, perché noi siamo abituati a questa contaminazione del pomodoro, ma fino al 1600 il pomodoro non era utilizzato nella cucina. Erano i pomidoro, servivano solo come decorazione dei giardini, nessuno pensava all'applicazione gastronomica. Pensavano che facessero pure male. Sì, perché mangiavano le foglie, come per scoprire le patate, eccetera. No? Prima perché di capire quale fosse la parte giusta da mangiare. Sì, giustamente. Ce n'è un po' voluta. No? Non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, vai su internet e controlli da dove viene quel speciale cibo, quella speciale cosa. E quindi chiaramente c'era una diffidenza da tutto quello del. C'era diffidenza e al tempo stesso entusiasmo. Per cui, come capita a noi, quando magari viene un frutto, ci viene portato nuovo da che chissà quale posto, sì. E noi mangiamo. Io ho mangiato tutti i semi della papaya, di quelle giganti, e non mi hanno fatto bene, perché in effetti non si sa, è l'entusiasmo. Allora, tornando invece a noi, abbiamo questa pasta. Io stendo qui, continuo, perché sennò non ce la facciamo sì, mica. Poi sapete perché lei continua mentre chiacchieriamo? È perché la pasta non si può seccare. No, perché se si secca è finita, si rompe. Ora, con questo mattarellino qui facciamo del nostro meglio. No, però viene sai bene. Qual è il segreto per allora, fare una buona sfoglia? Allora, vediamo un attimo, non so né il segreto per la buona sfoglia né come colorarla. Quindi adesso ci racconti tutto per benino, ma vorrei risentire un secondo per darci un po' di atmosfera questo inizio di questa bella canzone. Senti un po'. Bello, è romantico. Allora, i segreti di una buona sfoglia. Allora, viene anche Giovanni a partecipare, perché sì, lui ha messo lui sfoglino, come la sfoglina bolognese. Va e non approfittare. No, fra due donne un galletto che fa? Ecco, allora fa farina zero. Zero. Farina zero. La farina zero? Io per fare la sfoglia uso la farina zero. Ah, pensavo alla risposta della cosa del galletto. No, ma che? Quindi farina zero. Sì, perché? È quella che uso io. Ci sono anche tante variazioni, si può usare la farina di grano duro, si può usare la farina integrale, a seconda della preparazione che si vuol fare, per esempio per fare i nostri bringoli o pisci che sono solo farina e acqua, si può I usare bringoli anche è un piatto tipico. Sì, sono tipo i pisci praticamente, esattamente. Però per fare la sfoglia con le uova usiamo la farina 00, ci sono delle qualità da che testare. Leghi. Sì, esatto, che leghi. Perché per esempio la farina di castagne non lega. La farina di castagne ci vuole la percentuale di farina di farina bianca . E poi la cosa particolare della farina di castagne è che più cuoce più indurisce. Capito? Quindi invece che fare la pasta scotta fa la pasta dura, stranamente, ma è così. Quindi bisogna stare attenti. Approfittiamo però in questo periodo, anche la pasta con la farina di castagne è parte del carnevale. Sì, no? Sì, e poi i ravioli di castagne con il ripieno di castagne, ricotta, tipo maggiorana, noce moscata, ricotta sciolta nel latte, basilico sopra, è fantastico. È un abbinamento particolare dolce salato, chiaramente, perché la tendenza dolce della castagna poi prende il sopravvento sul. Era tipico delle zone di montagna, perché gli alberi del pane erano i castagni e i noci. E chi Anzi, non aveva i noci c'era in ogni casa di campagna, sì, esatto. Perché era benaugurante. Pensate, poi c'è tutta che questa fulmini cosa con le streghe. Esatto, era l'albero delle streghe, da qui il nocino di cui il nostro è maestro. Allora, torniamo un attimo. Quindi farina zero, poi le uova possibilmente buone, abbiamo una telefonata e poi vedremo come si riesce a colorare in modo naturale. Pronto? Buonasera, sono Silvia. Silvia, buonasera, da dove telefona? Da Carrara. Carrara? Sì. Andate a carnevale? Sì, tutto bene.
Meno male. Allora, vediamo un attimo, visto che con lei apro le danze delle telefonate. Vediamo un po', riesce a indovinare? Ma è di Lucio Battisti? No. Mi dispiace, proprio siamo fuori da Lucio Battisti. Però sono contenta che lei ci segua. Va bene? Va bene, la ringrazio, grazie. Arrivederci. Allora, Lucio Battisti non è, ve lo dico ufficialmente, anche se è una musica molto metodica, è dedicata a una città, va bene? E non è troppo lontanissima nel tempo, poi vedremo se riuscirete a indovinare. Forza, perché andare al ristorante, che tra l'altro è stato insignito di questo premio della buona cucina dal Touring Club, è sempre un'ottima esperienza. Non solo, invece di andare sempre a mangiare, andate pure a San Sepolcro a visitare il paese. Assolutamente, la patria di Piero della Francesca, di Luca Pacioli, insomma, il Museo delle Erbe, bellissimo. Appunto, quindi il Museo delle Erbe, la città dei musei la chiamo io. È una meraviglia, poi sì. Ora in questo inizio di primavera. Ti volevo far vedere questa cosa, che poi dopo si perde. Sì, però mi devi dire anche il colore, come sì, si fa. La colorazione, aggiungendo all'impasto il concentrato di pomodoro per fare questo colore arancio. Mm. Si può fare anche un fucsia con le rape rosse, no? E con un frullato di spinaci si fa la pasta verde. Ecco, che poi la pasta verde è quella delle famose, non montagne verdi, ma lasagne verdi. Sì, esatto. Che tanto andavano di moda, che a me, senti, mi sono ripiaciute, le ho assaggiate. Sì, ma anche i cappelli d'alpino fatti con la pasta verde. Ma mangiate le lasagne verdi, proprio i bolognesi, è proprio la classica lasagna verde. Sì, fanno ma la sfoglia verde, ma non la fanno la sfoglia bianca, però la fanno verde, veramente. Allora, tagliamo un po'. Sì, allora, ti volevo far vedere questa cosa, che praticamente sì, quando vai più avanti a stendere, non viene più. La sfoglia viene bene quando si legge la luna. Davvero? Questa è una roba mi da streghe. Mi raccomando, inquadriamo. Stasera siamo proprio sulle streghe. Praticamente ora quest'ombra che vedi, che è la traccia della pasta. Voglio superiore. Sì. Vedete? Guarda, questa roba, ecco, qua, sì, sì, che sì, vedi, cambia di spessore. È la traccia della sfoglia superiore che si arrotola intorno al mattarello. Quando fai la luna, vuol dire che stai procedendo bene nella sfoglia. Poi quando diventa più velo, vuol dire che non stai, infatti poi si rompe la pasta oppure. E poi un'altra cosa particolare da pensare, perché la cosa che ti viene istintiva quando arrotoli la sfoglia così, uno partirebbe dal centro. No, la sfoglia si sfoglia sempre solo dalle parti. Perché? Il centro non va mai toccato, perché si allunga così. Se tu parti dal centro si rompe, perché dopo un po' non c'è più fibra, no? Nella parte centrale. Ma pensate. E quindi, ora questo mattarellino mi fa piangere, guarda. No. Però rende l'idea, vedi? Di nuovo. Lui fa. Lo so. Allora, ma le pappardelle tagliate. Cosa è? La luna ci porterà fortuna. La luna ci porterà fortuna. Speriamo la porti a colui che o colei che telefoneranno. Allora, io continuo a seguire questo sugo. Che ancora non ci abbiamo messo il sale, perché preferisco, guarda, aggiungerlo alla fine. Ah. Sì. Va bene. Senti, non va, vedo, troppo riempito di liquidi. Deve tirare che via ora via tira. Piano. Lui, no, lui deve andare tranquillo per la sì, sua strada. Ancora è molto, allora, è molto poco cotto. Molto. Alla fine diventa marroncino tutto quanto, perché prende il colore della carne, eccetera. Ma insomma, eccetera. Intanto noi tagliamo le tagliatelle, sì, poi le buttiamo e vediamo di risentire questa musica. Forza, è dedicata a una città. Quanto avrà un prima del 2000, va bene? Parecchio prima. Parecchio prima del 2000, Brutta. L'interprete è una donna, Brutta. Perché Brutta. Capisco che non sia facile, ma è bellissima, Io la taglio, Sì, ma è troppo fresca da essere tagliata. Va bene, capito, qui si balla, io lavoro, capito? Non ci pagano per ballare, è carnevale ed ogni scherzo vale. Vale, grazie degli scherzi. Ora io l'ho arrotolata subito e la sto tagliando. Giovanni, vai in a seguire la gallina. Andrebbe lasciata seccare, riposare. Esatto, un pochino, perché altrimenti tende ad appiccicarsi, come vedi. No, vai, è andata bene. Senti, io te l'ho andata bene, vai, srotola. Fai un bel covino. Faccio il covino? Sì. Perché mi si rompe sempre a me la pasta?
Quando devo, per esempio, se mi si secca, perché non faccio il covino? Ma la pasta secca, in realtà la pasta andrebbe fatta e cotta, però per motivi chiaramente di praticità alla fine si fa seccare. Se bisognerebbe cercare di non romperla mentre si butta dentro all'acqua. Va bene. Allora, questa pasta abbiamo detto che è stata fatta in casa per assumere questo colorito leggermente aranciato, non proprio rosso del tutto. Abbiamo messo del conserva di pomodoro. Abbiamo qua questo bel verdone, guardate, che è fatto con gli spinaci, un frullato di spinaci, mentre questa gialla ha mantenuto il suo giallo, ma potremmo esaltarlo ancora con dello zafferano. Però mentre la conserva e lo spinacio non fanno cambiare molto il sapore, no? Mm-hmm. Allora, a questo punto però io direi, finiamo un secondo soltanto di fare queste. Le tagliatelle arancioni. Ecco. Quindi inquadriamo questo momento magico e prima che diventino stelle filanti le nostre tagliatelle, parliamo di quelle stelle filanti che sono state protagoniste del carnevale, il carnevale toscano che è più famoso, potremmo dire, in tutta Italia, il carnevale di Viareggio. Parliamo adesso in collegamento telefonico con Alessandro Santini, che è il presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio. Buonasera. Buonasera a tutti voi, salve. Allora, mi racconti tutto su questa prima domenica e mi racconti che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime domeniche. Ma dalla voce potreste comprendere che cosa è successo ieri, perché ho urlato e cantato troppo e la voce l'abbiamo persa. Una giornata spettacolare grazie al sole, al calore quasi primaverile, profumi e odori di carnevale in una maniera fantastica che hanno permesso di iniziare alla grande la 140esima edizione del nostro carnevale, iniziata ieri e che terminerà il 3 di marzo, un mese intero di carnevale, di festa e gioia, come si può respirare solo sui viali a mare di Viareggio, con le costruzioni, i carri di cartapesta più grandi del mondo, quindi una manifestazione che merita di essere vista e che sicuramente sta attirando tantissima attenzione, anche per la tanta satira politica presente sui nostri carri, che sicuramente interessa ancora di più essendo in campagna elettorale, ma il Carnevale di Viareggio che avrà ancora 4 tappe, domenica 10, ecco, martedì grasso. Ecco, raccontiamole un attimo, raccontiamole. Domenica 10, martedì grasso, il 12 febbraio, domenica 17, poi ci interrompiamo per colpa delle elezioni politiche, ma riprendiamo e terminiamo domenica 3 marzo con un corso lunghissimo finale in serale che inizia alle 15 e finisce alle 20 di sera con i fuochi d'artificio, quindi un mamma mese intero mia. La politica la fa da padrone, però sicuramente con i nostri fuochi d'artificio riusciremo a dichiarare guerra e a vincere la guerra della politica. Noi ci interrompiamo per le elezioni, però torniamo il 3 di marzo e vinciamo noi. Bene, bene, mi fa molto piacere, soprattutto speriamo che il tempo sia bello come è stato ieri, veramente una giornata magnifica che da tempo mancava, Ma sicuramente si è fatto sentire questa mancanza e finalmente è stata la giornata magnifica, la giornata perfetta di carnevale, una giornata che ha esaltato la gente e quindi ha fatto comprendere qual è la vera potenzialità del nostro carnevale. Senta, ma per poter arrivare in modo tranquillo e sereno, parcheggiare in modo tranquillo, dove sono i parcheggi? E forse è meglio venire in treno, venire in pullman e lasciare la macchina a casa? Un consiglio? Un conto per chi viene in macchina, la zona del Marcopolo ha tantissimi parcheggi, la zona è ben fornita di parcheggi pubblici, una parte è nella zona della Darsena, quindi chi viene da sud dalla Darsena trova parcheggi lungo il Viale dei Tigli, chi viene da nord alla zona Marcopolo, sicuramente molto interessante l'opzione dei treni, dato che le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, hanno potenziato i numeri di treni che vengono sia da Pisa che da Firenze che dalla Spezia, quindi è molto facilitato sia nell'arrivo ma soprattutto anche tanti treni in partenza intorno alle 18 in poi, molti treni in più sono stati aggiunti, quindi molto facile raggiungerci e ritornare via.
Benissimo, allora ricordiamo a tutti coloro che avessero voglia di passare una giornata felice con la famiglia, perché è una giornata da famiglia, ma non solo, di andare a Viareggio. Va bene, Presidente? Vi aspettiamo e vi auguriamo a tutti un gran carnevale a voi. Arrivederci e viva il carnevale di Viareggio! Sempre, allora, buonasera. Grazie. E torniamo allora, dopo aver sentito in collegamento il presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Alessandro Santini, arriviamo a buttare la pasta, perché guardate, abbiamo qui tagliatelle rosse, gialle, verdi, il sugo di gallina che è pronto, non ci resta che dopo la pubblicità vedere che pasticcio si farà. Pubblicità. Allora, la musica con cui vi stiamo tentando per riuscire ad avere l'opportunità di andare dalla nostra Alessia al Sansepolcro è una musica il cui titolo è dedicato, nella prima parola, a una città. Risentiamola un attimo mentre buttiamo le tagliatelle. Vai, finalmente! Tagliatelle, tagliatelle arancio, le tagliatelle verde. La nostra regia vi ha voluto bene. Allora, dopo la bene. Ragazza che ha provato a parlare di Battisti, vediamo se ci riuscite a indovinare. Allora, vedete, noi abbiamo fatto un sugo di gallina, prendendo la gallina che in questo periodo deve essere, se è di età più, la più vecchia del pollaio, sì, deve essere sacrificata e finire sia a brodo sia nel sugo. Nel sugo è finita, tagliata a pezzettini, secondo la tradizione, mantenendo anche l'osso, e poi sfilacciata dopo che è rosolata. Secondo quello invece che ha fatto la nostra Alessia, già è finita nel nostro soffritto. Sì, era per fare velocemente il sugo in un'oretta. Tagliata, insomma, disossata. Esattamente. L'abbiamo lasciata cuocere dolcemente. Vedi prima che nell'olio. Ha cambiato colore. Poi, infatti, ha cambiato colore. Poi, dopo l'olio, abbiamo aggiunto del vino. Poi l'abbiamo tolta, sfilacciata, rimessa di nuovo, aggiungendo sia del pomodoro pelato, sia per esaltare il sapore e allungare la cottura, del concentrato. Sì. Dopo poi, tanto tempo, eccola pronta. Tanto questa pasta qua, fatta al momento, 2 minuti è pronta. È proprio una cosa per mantenerla bella al dente. A parte, abbiamo fatto le tagliatelle fatte in casa, il suggerimento è farina zero, delle uova nel modo sempre più classico, di abbinamento alla pasta, anzi però non abbiamo detto la percentuale di uova. Senti, io in un chilo di farina ci metto dalle 8 alle 10 uova. Ecco, 8-10 uova. Sì. Abbiamo imparato il segreto della luna, che deve apparire nella sfoglia. Per indicarci qual è il momento giusto per tagliarla, sì, abbiamo ricordato di non allungarla al centro, ma di lavorarla accompagnandola di lato, e soprattutto, se vogliamo dare questa cromaticità al nostro piatto, usiamo concentrato di pomodoro e spinaci nell'impasto. Ed ecco qua. Andiamo a impiattare le nostre stelle filanti. Quindi, senti, qui viene voglia, altro che di carnevale, qui viene voglia di festeggiare la famiglia con un bel piatto di pasta. Sì, assolutamente. Poi ce ne metto poca, perché così finiamo. Noi italiani, ragazzi, con la pasta siamo proprio felici, vero Giovanni? Siamo il numero uno. Sì, la pasta fatta a mano è il simbolo dell'Italia nel mondo. Vedete, l'ha messo piano. Eccoci qua, così. Chiudendo l'inquadratura, però. Ho cercato di non sporcare il piatto e l'ho sporcato uguale. Ma non importa, guarda, non importa. Qua. E poi lo finiamo con una cosa. Che cosa ci mettiamo? Abbiamo le stelle filanti e noi ci mettiamo anche i coriandoli. E come sono questi? Sono fiori secchi? Sono fiori secchi. Ma guarda che delizia. Allì. Senti, ma sulla gallina una bella grattata di parmigiano, no? Mmm.
parmigiano o delle belle scaglie di pecorino non ci sarebbero male. Insomma, vogliamoci proprio bene fino in fondo, mettiamo anche per onorare il carnevale le scaglie di formaggio. Alessia Uccellini, ripetimi esattamente tutto quello che è necessario per realizzare questa meraviglia. Allora, per il sugo si fa, sedano carota e cipolla con un soffritto con l'olio extravergine d'oliva, si mette la gallina e si sfuma con il vino bianco. Poi, una volta che la gallina è cotta, o si disosta o si sfilaccia in quella maniera, si rimette a cuocere aggiungendo del concentrato di pomodoro e dei pelati o una pomarola. Per la pasta invece, vabbè, farina, uova, e per dargli colore, spinaci e concentrato di pomodoro. Brava Alessia! Allora passiamo al dolce, perché tanto il secondo non ci serve con questa bella pasta asciutta. Schiacciata alla fiorentina, la vera ricetta di Giovanni. Ecco, dimmi. Allora, due uova. Queste sono della tua gallina. Della gallina. Poi ci va messo 160 grammi di farina 00 con 60 di fecola, che io ho già messo. Sì. 100 grammi di zucchero. Bene. Dove ho detto. Poi ci va messo un bicchiere di latte. Ci va messo 7. Dunque, un bicchiere di latte che corrisponde circa 7 cucchiai di latte, di latte e 4 cucchiai di olio di semi. Questa è la ricetta classica. Ma poi potrebbe mezza essere bustina, sostituito, scusami, mezza dall'olio d'oliva anche? Sì, anche l'olio d'oliva, però io sono d'accordo anche forse. Intanto lavoriamo. Sì, allora. Sei d'accordo di che? Sono d'accordo che l'olio di semi... L'olio d'oliva in questo dolce gli dà più. Perché dà il sapore d'olio. A me, per esempio, piace molto nei dolci il sapore dell'olio d'oliva. Noi giovedì sera abbiamo una cena che si chiama Olio Gustando e si fa in collaborazione con la Strada del Vino di Arezzo e con l'AICO, l'associazione italiana a conoscere l'olio d'oliva. Ma e facciamo un menù tutto a base. Questo mi smonti questo, grazie. Ci si mette un po' di zucchero, non ma tanto. Questo come... Me lo monti così? Ah, io te lo muovo, lo montavo a mano. Io monto il resto. Va bene, tu grazie. Monta tutto quello che vuoi, mentre dicevi, allora dicevo che si fa proprio un menù a base di olio extravergine e quindi nel dolce di riso ci mettiamo l'olio e facciamo anche il gelato con l'olio extravergine. I degustatori AICO sono interessanti durante la serata perché fanno assaggiare l'olio, fanno capire i pregi e i difetti dell'olio extravergine. Non solo, sapete che ci sono addirittura delle molecole scoperte di olio d'oliva che vengono a far parte di medicine che prolungano la giovinezza e quindi mi interessano molto, capito? Senti, ma qui faccio un tale rumore. Ah, monto, va bene. Allora, dicevamo, la schiacciata alla fiorentina, mentre vorrei anche inquadrare un attimo tutti i dolci che ha portato l'Alessia di là. Allora, questo è un'arancia non trattata. Un'arancia? Il mio amico Venturini. Venturini, buonasera. Sempre un piacere avere le sue arance. È andata male perché lui, insomma, ora sono a fine, vedi, no? Sì. E allora si doveva andare a rubargli le arance. E mi dovevi tenere il cestino. Io entravo dentro, ormai siamo agli ultimi sgocci. Però ci si farà il prossimo anno. Meno male, guarda, io monto io sbircio, a mano perché... No, Anna Maria, monta ancora. Ma forza. Tutto quel rumore. Lo so. Allora, senti, Alessia. Vengo di là, devo tirare le uova. Faccio montare qua. Vai, vado fuori, guarda, così poi si sente ci meno. Si mette, diciamo, allora, calcoliamo scusami, 7 cucchiai di latte per andare all'esattezza. Abbiamo messo 3, tanto arancio, che 4, è quel profumino che noi 5, si sente 6 e 7. Nella schiacciata classica alla fiorentina. Sì. Allora, le facciamo ancora andare. Poi ci mettiamo, mi raccomando, mezza bustina di lievito, non di più, perché ci sono le uova che stava montando. Allora, mi dai il cucchiaio, per favore? Vieni. Mezza bustina di lievito, dal lievito vanigliato? Vanigliato, sì. Vanigliato. Poi, dov'è l'olio di semi? Eccolo qui. Non si lavora. Alessia, la tua ricetta di schiacciata alla fiorentina, anche se... È di Sansepolcro, come va? Beh, noi non la facciamo la schiacciata alla fiorentina, noi facciamo il torcolo e il ciambellone, che è un ciambellone praticamente. Si chiama torcolo perché hai presente i torcioni di tessuto che mettevano in testa tra Medioevo e Rinascimento, no? Allora, da torcione, torcolo, perché è una ciambella che si metteva in testa. Ma pensa.
Ma vedi, per esempio, questa mi ricorda alcuni dolci regionali che però avevano lo strutto. Quindi in alcune ricette degli schiacciati alla fiorentina è previsto lo strutto al posto dell'olio di semi, perché ha proprio una ragione storica, potremmo dire. Un tempo l'olio non è che si usava non esistesse, esisteva, però lo vendevano per ricavare lo zucchero contadini, per ricavare tante cose. Mentre lo strutto era una vera ricchezza, facevano con le budelle, facevano i grandi sacchi, lo prendevano e quando friggevano le patate, friggevano tutte queste cose, era lo strutto. Esattamente. Poi io ora ti faccio una notazione da storica del latte. Se poi fa la pastiera napoletana, ci vuole lo strutto per ma fare. Tanto noi non si fa la pastiera napoletana, perché noi si fa la schiacciata alla fiorentina. Va bene. Dicevi, Alessia? Dicevo che le cattedrali romaniche, i portali delle cattedrali romaniche portavano il ciclo dei mesi. Sempre, ma anche all'interno delle chiese il ciclo dei mesi, e il mese fra dicembre e gennaio veniva sempre rappresentato con la spezzatura del maiale. Esattamente, addirittura ci sono alcuni cicli che presentano proprio i primi suini che potremmo definire le nonne della cinta senese, addirittura. Sì, perché noi siamo abituati a vederlo rosa, ma prima non erano solo rosa. Ma che rosa! Allora, io ho visto che Giovanni è andata a prendere la teglia, e ricordiamo appunto che stiamo facendo la schiacciata alla fiorentina secondo Giovanni d'Avernio. Abbiamo preso 2 tuorli d'uovo mentre abbiamo montato le chiare a neve. Ecco, da sopra a sotto. Guarda, da sopra a sotto fallo tu. Mentre io rispondo alla telefonata, però prima quanto zucchero abbiamo messo? Allora, 100 grammi di zucchero, 100 grammi 2 zucchero, uova, 160 grammi di farina con 0,0, con 40 grammi di fecola. Va bene? Sì, perché così la rende più lieve. Più lieve. Abbiamo messo i 7 cucchiai di latte. Di latte poi abbiamo e messo 4 cucchiai di olio. E la mezza bustina. E questa poi è l'arancio abbiamo grattata. Abbiamo grattugiato l'arancio. A piacere. Poi accendiamo il forno. Il forno 180 per 20 minuti. Alessia, prendi tu al forno mentre io penso alla telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome? Sono Anna da Pistoia. Anna da Pistoia, allora mi dica un attimo, lei sta onorando il carnevale preparando un po' in casa qualcosa di buono? Sì, un po' di cenci, come si dice dalle nostre parti. Ha ragione, cenci sono e cenci rimangono. Con il miele, con la crema, oppure li fa con la marmellata dentro? Ma anche semplici, proprio le classiche chiacchiere. Classiche, con lo zucchero. Allora, vediamo un attimo, aspetta un secondo solo, guardiamo la nostra telespettatrice. Mi dice per favore se hai indovinato la musica? Allora, secondo me si tratta di Firenze Piccoli Particolari di Laura Landi del 1985. Firenze mare, c'è la goccia di cielo, si va a Pistoiese, brava. Sì, tra l'altro questa è una canzone bellissima, poco conosciuta, ma che insomma rende onore a Firenze e alla musica. Brava! Esatto, sì. Allora lei andrà appunto a gustare questo bel pranzo. Ti aspetto, da Pistoia ci vuole un po' arrivare, Sì, ma insomma. Sì, ma Pistoia San Sepolcro ci magari si fa. Ci fai un fine settimana, dai. Va bene. Sì, certo, può essere un'occasione. Arrivederci allora, che dobbiamo finire la schiacciata alla fiorentina. Ecco. Bene, grazie. Arrivederci. Allora, dopo ricordiamo 20 minuti, la schiacciata alla fiorentina l'abbiamo fatta, ricordiamolo perché tutti le stanno vogliono sapere. Due uova intere o no? 160 intere no, perché dopo allora, l'abbiamo divise. Va bene, allora, però allora diamo gli ingredienti. Allora, 2 uova, 160 grammi di farina 00 con 40 grammi di fecola, va bene, mezza bustina, 100 grammi di zucchero, sì, e una grattata bella di arancio che vedete qui. Poi ci si mette 7 cucchiai di... brava! 7 cucchiai, mi dai il contenitore? 7 cucchiai di latte, di poi latte, abbiamo 4 cucchiai di olio. Di olio, poi abbiamo messo in forno, dopo ricordiamoci sempre l'arancio, ricordiamoci la mezza bustina di lievito vanigliato e la mettiamo in forno a 180 gradi per... 20 minuti. Questa è schiacciata fiorentina.
guarda i colori c'è sotto. Bella, bella. Bella soffice, la mettiamo qui. Sì, ma rimettiamola qua. Sì, però io la devo rifinire, figlia. Rifinisci, allora, perché abbiamo un secondo. Allora, mi dai per cortesia? Che vuoi, dimmi. Qui cartone là, grazie. Ti do il cartone. Questi cartoni? Questo? Sì, questo ci farà il giglio. Il giglio, ma questo guarda... Ora, lo vedi, ora lo vedi quello che faccio, Anna ma Maria? Sì? Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Perché la sciacciata fiorentina è buona così, è buona anche farcita. Con una bella panna è una cosa deliziosa. Un bel mascarpone è una cosa deliziosa. Insomma, col cioccolato. Sentite, ora si entra nella goduria più nera, quindi ecco, te, limitiamoci a farla buona. E ecco, siccome guarda, dovete sapere che una schiacciata alla fiorentina fuori va dai 13 euro, addirittura se farcita ai 28, l'ho vista a 32, ma che si scherza, facciamocela a casa, no? Se no voglio io a fargliela. Su, sì, in cucina lasciamo fare. Allora, qui, che è successo? Non ti preoccupare, non mi preoccupo. Va un altro colino che non l'ho portato. Ma eccolo qui il colino. Eccolo, eccolo, guarda, basta, lascia fare. Lascio fare, da 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 da. Ah, un po' è venuto, oh, mamma mia, questo sembra un fantasmino. No, via. Insomma, un po' un giglio, un ma po' mi ha fatto male. Però guarda, ma fagli due facciamo cose. Facciamo le due cose, va. No, no, no. Guarda, facciamo così. Anche così, brava. Sì, schiacciata la fiorentina. Bene. Oh fiorentina. Basta, basta. Allora, vi abbiamo fatto vedere come si fa non solo un bel sugo con la gallina vecchia che è finita in pentola con questo coriandoli di pasta presentato da Alessia Uccellini di Sansepolcro, ristorante fiorentino, ricordiamo insignito dal premio Buona Cucina dal Touring Club Italiano. Esattamente, e poi invece il premio per la simpatia, la fedeltà e la bravura lo diamo anche noi da Aspettando il TG a Giovanni D'Averno che ci ha fatto la schiacciata alla fiorentina. Io stasera vorrei salutare le sue bambine. Sì, Anna e Cecilia che ci stanno guardando. Ciao bimbe, arrivo subito. E poi subito salutiamo tutti coloro che hanno voglia di vivere il carnevale in modo allegro, semplice, vero però, e semplice, cucinando a casa, va bene, con le ricette da Aspettando. TG. Arrivederci a tutti, a domani come al solito alla stessa ora.